Parole per il futuro. Comincerei da Avvenire, che è una proposta di usare un'altra parola, e non futuro. Futuro è una declinazione del verbo essere in latino, e del resto suggerisce, a livello linguistico almeno, la perpetuazione dello stato di cose presente in un tempo che ancora viene. Al contrario, l'avvenire, il tukumst, lo zukunft, è quello che deve ancora venire. Quindi necessariamente diverso da quello che c'è. Credo che viviamo in un tempo in cui lo stiamo attendendo, se non stiamo addirittura lottando affinché arrivi. Un'altra parola è decentralizzazione. Ovviamente i sistemi in cui viviamo sono fin troppo centralizzati, i privilegi continuano a non essere distribuiti e anzi le prevaricazioni e le ingiustizie crescono man mano. Uno degli unici modi che abbiamo veramente per essere egalitari, continuare ad esserlo e cambiare lo stato di cose è quello di distribuire effettivamente i centri di potere e redistribuirlo. Un'altra parola che propongo è disintermediazione, perché nel nostro vivere in questo momento da produttori culturali ci rendiamo ben presto conto che gli aggregatori fanno molta più fortuna di noi per quanto non producano un granché. La produzione culturale ha bisogno di essere disintermediata e lo sta già facendo. Ci sono sempre più opportunità per chi produce direttamente di rivolgersi a un audience e di gestirlo senza bisogno di intermediazione. Un'altra parola direi che è storia. Non ci può essere avvenire senza veramente una storia su cui basarsi, anche per sapere da che cosa ci si allontana. Per sapere un po' cosa non si va a ripetere. E in ultimo credo ironia, perché in tutto questo tumulto credo che sia il modo più intelligente di non prendersi troppo sul serio e di riuscire a visualizzare e condividere con gli altri anche i propri errori e i propri limiti.